Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, un video un po' diverso dal solito, però ci sarà un videovlog nel senso che vi leggerò diciamo delle cose e pian piano vi aggiornerò su quello che penso alla lettura. E oggi appunto leggerò i manga che vi sono arrivati con Popstore, quindi il video scorso tipo. Scoprendoli, più un libro. Ta-da! Finirò Insurgent appunto, perché come vedete Insurgent l'ho praticamente terminato. Quindi cercherò di finirlo oggi, così poi leggo Allegiant e poi finisco la serie. E come manga invece appunto questi qua da leggere, che sono Raisen Kamikaze numero 2, Iona 8, Un bacio a mezzanotte numero 7 e Granblue Fantasy numero 6, messo al contrario ma è lo stesso. E appunto leggerò questi manga e vi farò sapere pian piano che cosa ne penso di ognuno dei manga. E poi oggi dovrei vedere anche dei drama. Quindi appunto vi aggiornerò pian piano anche sui drama che guardo, su quello che faccio. Secondo me poteva essere un'idea molto carina. E, siccome io vedo moltissimo il reading vlog, soprattutto di Orange Dinosaur Roar, quindi Sara, mi piace un sacco quando appunto aggiorno sulle sue letture e quindi ho pensato di poter fare una cosa simile anch'io. Fatemi sapere se questa cosa vi può interessare invece di un semplice post appunto su Facebook, siccome io Facebook non lo uso praticamente mai. Quindi appunto adesso andrò a leggere ogni singolo volume. E pian piano vi aggiorno. Intanto nel frattempo faccio anche i lavori di casa, quindi appunto vi aggiornerò pian piano durante la giornata. Il primo volume che ho letto è stato Granblue Fantasy numero 06 di questi autori qua. It's a Planet per un costo di 7 euro, il prezzo è aumentato. I disegni sono questi. E questo volume mi è piaciuto parecchio perché appunto parla di un'altra grande bestia lì che trovano. Appunto, e comunque sì, diciamo che mettono a profondo uno dei per vari personaggi della serie, ovvero Catalina, che non è quella in copertina, però è presente nella serie, e diciamo che c'è un suo focus on. Non so se riesco a farla vedere da qualche parte. Oh, Belin. Catalina, te la chi è? Mettono a fuoco lei come personaggio in questo volume, quindi mi è piaciuto molto perché è un personaggio che mi interessava veramente un sacco. Altro volume che ho già letto è stato Un bacio a mezzanotte, numero 7 di Rimi Kimoto di Star Comics, per un costo di 4,50 euro. E a parte che qua c'è tipo l'immagine che sono vestiti da Natale, ma cioè sinceramente lo potevano anche evitare, perché siamo ad agosto e mi mettono l'immagine di Natale, vabbè. Comunque so che le uscite in Giappone sono diverse rispetto a quelle italiane. E, ora, di che cosa parlo? A parte la copertina che io amo, adoro follemente, non lo so, io amo i pigiami, gli orsetti, quindi questa è la copertina top per me. Ma soprattutto di che cosa parla questo volume? In questo volume, il nostro protagonista maschile, di cui non mi ricordo assolutamente i nomi, non mi ricordo, Ayase, non mi ricordo mai i nomi giapponesi, Ayase appunto confessa il motivo per cui ha lasciato i Funny Bone e appunto che cosa è successo, per cui gli altri, il motivo per cui gli altri ragazzi c'erano appunto con lui. È un volume molto bello, mi è piaciuto veramente tantissimo e non vedo l'ora che si affronti l'altro problema, ovvero il suo. Non vi dico che problema è perché se non avete letto ancora i volumi, appunto, non voglio farvi troppo spoiler, quindi appunto vi faccio vedere un po' avanti e dietro i disegni. Mi piace tantissimo, cioè io, sapete, io amo alla follia questo manga, alla follia proprio, io lo adoro, oh mio Dio. Vorrei vedere tantissimo il live action, quindi il dramma di questo manga, se ci fosse, consigliatemelo perché non vedo l'ora assolutamente di vederlo. Devo sapere ragazzi che d'estate il mio mondo, il mio metodo preferito per leggere è per terra, perché io ho il pavimento in questa maniera, rimane freddo. Appunto, ed è il modo migliore di leggere perché così almeno rimango appunto al fresco. A parte tutto, ragazzi, sono sempre in questa postazione perché poi alla fine è il luogo dove c'è più sole, diciamo, nella mia stanza. Quindi, a parte qua che devo tipo rifarmi il letto, quindi finché la roba non si è lavata, non la posso rifare. E volevo appunto dirvi che secondo, forse probabilmente oggi andrò a fare anche un po' di shopping Libreski, perché non so se capita anche a voi, però io ho voglia di leggere qualcosa di, ho già visto qualche libro, qualche titolo che mi interessa, qualche titolo coreano, giapponese, cinese, comunque qualcosa che mi racconti la cultura e la storia di quei paesi. Non so se a voi mi è capitato, però io guardando il drama mi sono resa conto che voglio leggere, sapere di più rispetto a questi mondi, appunto. Non perché comunque io penso che il drama sia una vita vera, so che sono storie inventate, so ovviamente che sono storie finte, un po' come guardare tipo le serie TV americane uguale, ma soprattutto anche vedendo un drama in particolare che sto vedendo, che appunto mi scordo sempre il titolo per uno dei, tipo, dei miei drammi preferiti. Di quelli che sto guardando attualmente, che è Sweet
Love is a Romance Book. Love is a Romance Book, appunto, che è un drama dove ci sono appunto questi personaggi che lavorano per una casa editrice, e c'è questa ragazza, donna di 37 anni, che è la protagonista, che appunto tratta argomentazioni appunto libresche. Mi piace un sacco come il suo amore per i libri, il suo amore per la cultura di coreana. Mi sembra che siano coreani loro, sì. Sì, non vorrei dire una cazzata. Il suo amore per queste cose, come viene narrata appunto la cultura, non lo so, mi attirano un sacco leggere questa tipologia di libri, e quindi appunto oggi voglio andare a acquistare qualcosina, anche se a settembre tipo ci sarà il boom dei libri perché esce J. Christoph, escono i tre di J. Christoph, poi esce Il Re Malvagio che mi interessa un sacco, escono un sacco di libri tra settembre e ottobre che mi ispirano tantissimo, però siccome ho visto che non escono manga praticamente che mi interessano, ho deciso comunque di fare qualche acquisto a tema appunto di questo genere. Quindi vi porterò con me dalla Mondadori o dalla Feltrinelli. Bella lì, non lo so. Penso alla Feltrinelli, vedrò se c'è un libro che mi interessa, perché ho visto tipo uno che si chiama La danzatrice di Seul. La pronuncia io non la so. Di Seul mi sembra. Il mio problema è tipo dove metterò il libro. Tadam. Qui appunto c'è un po' di spazio ancora, qua non ce n'è, qua non ce n'è. Qua c'è un buco perché manca il terzo di Shadowhunters. Qui c'è un po' di buco, anche ci sono un sacco di statuine e poi ci sono i libri di Acotar. Là non c'è posto. Dove vedo un'altra libreria di cercare di far posto, perché comunque sono libri che mi interessano veramente un sacco e non vedo l'ora di prenderne qualcuno e poterlo leggere. E siccome sono molto interessata, ho deciso di farlo appunto adesso perché poi so che mi perdo e dico no, lo leggo, poi lo prendo, poi lo faccio oggi e faccio letteralmente prima. E poi ragazzi, novità, novità del periodo, per questo che spendo, vado a spendere un pochino di più, perché ho trovato lavoro sicuro, quindi io proprio inizio a lavorare da, cos'è, a metà settembre, più o meno, inizio a lavorare e non che non lavorassi prima, però ho lasciato il mio vecchio lavoro per problemi vari, ho lasciato il mio vecchio lavoro e ero un po' preoccupata, un po' moggia in questo periodo, non so se avete visto appunto che era un po' moggia nei video, forse avete visto, non lo so, comunque ero un po' moggia perché ho detto ah, adesso come faccio, adesso comunque non ero in depressione perché comunque so che sono capace di lavorare, so che sono capace di fare il mio lavoro benissimo, quindi io sono in grado di fare il mio lavoro, però appunto ero un po' moggia perché dicevo ah, dobbiamo trovare lavoro, poi qua a Genova è molto difficile trovare lavoro. Però l'ho trovato, sono super felice e tra l'altro lavorerò con persone che già conosco e diciamo, un ambiente lavorativo molto congeniale a me e quindi sono super felice e super contenta, quindi spendiamo qualche soldo in più per i libri, per la mia passione. Sì! Quindi penso che andrò a fare qualche acquisto, però oggi pomeriggio, siccome è ancora mattina, vedrò di andare avanti con le letture e anche di magari finire le pulizie di casa. Ok ragazzi, sono davanti a questa lettura, non l'ho terminata, veramente ho letto tipo pochissime pagine rispetto a prima, sembra quella prima, ma in realtà non lo è. E cosa dire di Insurgent? Allora, non avete ancora visto che cosa ne penso di Divergent, perché non ho fatto ancora il verbo del mese, non lo farò nemmeno. Vedrete il wrap-up diciamo di agosto-settembre, perché agosto ho detto appunto solo due libri e questo qua che sto terminando, quindi tre libri, quindi non mi sembra proprio il caso di fare un video wrap-up, lo farò con settembre. Siccome poi a settembre ci sarà una gara tra me e un mio amico di lettura e ovviamente vi farò partecipare anche a voi, farò un video vlog, penso, comunque tipo un reading vlog di nuovo. Allora, mi è piaciuto tantissimo il primo, questo mi sta decisamente calando, non so cosa pensare, cioè, diciamo che rispetto al film è sicuramente meglio, molto meglio, però è un... È sicuramente molto male rispetto al film, però non è il top, no, c'è qualche lacuna, qualche buco c'è, però appunto vedremo cosa ne penso quando lo finirò. Non appare mai nei video, ma questa qua merita un sacco, ragazzi. Sto pulendo la stanza e lei è sopra una delle librerie. Ragazzi, non so, merita tantissimo di essere almeno vista una volta o più sul canale, merita. È il top. E quello là, se lo vedete, non l'avete mai visto, probabilmente quello là, ma quello là l'ha dipinto mia madre quando era un po' più piccola e sono super orgogliosa di averlo in stanza, anche se un po' rovinato, chi se ne frega, è di mia madre, va tutto alla perfezione. E niente, vi piacciono i fiori? Si mette a fuoco? Mette a fuoco, sì? Non lo so, io adoro.
Oh là là, che succede? Ok. Adoro, adoro, adoro un sacco questa fata. La adoro alla follia. Già partiamo male perché c'è un cerbiatto morto. Fantastico. L'unico problema di Iona, ragazzi, è che Iona, che io sto dicendo Iona se non si è visto, è che ha un sacco di balloon, ma proprio un mondo di balloon scritti mignon da dover leggere tutti, ci diventi scemo. Quindi questa è tipo la lettura più lunga della giornata. Perché mi sa che Rise in Kamika non sia così. Infatti, è molto più. Un manga un po' più, come dire, scenico. Andiamo avanti con la tua di Iona, che sono seduta sul letto e sto aspettando che asciughi il pavimento perché l'ho lavato. E quindi solamente aspettiamo che il pavimento asciughi, ci metterà 3 secondi, ma chi se ne frega, leggiamo un po' di Iona e andiamo avanti con le letture. Per farvi capire quanto sono i dialoghi fitti, cioè, scusate per il calzino, le mie gambe, chi se ne frega, cioè, sono veramente tanti, 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 buono. Ok ragazzi, ho finito di leggere Iona e a parte tipo un stupro sbatte la finestra, ho sentito un boom alla finestra, comunque a parte un volume che è abbastanza fermo, diciamo su un determinato punto, stanno cercando un drago, ma quello non è veramente l'argomento del volume, l'argomento del volume è proprio il personaggio che noi vediamo in copertina e uno scontro che avverrà con qualcuno. Ma il boom, cioè tipo finalmente una ricompensa, ce l'abbiamo alla fine del volume, abbiamo una piccola ricompensa, ragazzi. E quindi, ragazzi, appunto questo è quello che ho pensato del volume 8. Io vedo l'ora che vado avanti perché è decisamente lenta come storia, però mi appassiona ogni volta che lo leggo. È arrivato il consueto momento di guardare appunto il drama, guardare appunto Love is a Romance Book. E devo guardare l'episodio 7, mi sembra, è un drama bellissimo, stupendo, infatti ho già le mie cuffie. Se mi state chiedendo perché sono sempre in questa posizione, ragazzi, perché sono in pace con me stessa, sono nella mia stanza, innanzitutto non ho nessuno intorno, perché ho altra gente in casa attualmente. E poi qua c'è luce, si sta bene, c'è aria, si è fresco, olè. Tra l'altro il letto devo ancora fare perché la roba è stesa, però comunque lo faccio stasera per quando torno, perché dopo il drama appunto mi preparerò e partirò per andare a comprare i libri, per vedere anche delle persone, per vedere delle persone, però anche per comprare i libri e quindi voi verrete con me, vi porterò in libreria con me. Non credo che si possa filmare in libreria, non ne sono sicura, però faremo qualcosa di nascosto. Vediamo un attimo e sicuramente farò vedere appunto che cosa acquisterò in seguito. E siccome Gino non ve l'ho mai fatta vedere, ho deciso di farvi vedere questo bel tempo di merda che trovate proprio qua. Questo è il porto antico e adesso sta pure piovendo, come vedete. Molto bello, quello là che vedete, quello là. È tutto, tutto l'acquario, tutto completamente. Quindi se verrete mai qua, ragazzi, andate sicuramente all'acquario. Cioè, ragazzi, il posto dove ho messo i libri è questa borsa che ho preso da Primark, non so se invece è un sacco. L'ho pagata solo 4 euro, non vi ho fatto un video haul perché comunque ho preso poche cose. E ho preso appunto questa borsa super super bella. E adesso vi faccio solamente intravedere i libri che ho preso, sono solamente tre, perché il libro principale che mi serviva non c'era e quindi appunto poi lo ordinerò in seguito. Ok ragazzi, probabilmente questa posizione sembra senza sopracciglia. Allora, questa posizione probabilmente ve la ricorderete perché io qua facevo tutti i miei video in cui, diciamo, tra un lavoro e l'altro. Ve la ricorderete questa posizione, ero sempre in macchina a fare sempre video, appunto, principalmente ce ne parliamo, comunque dei video magari un po' più chiacchierici, tipo anche Netflix, il primo Netflix Time che andavo fatto in macchina. E voglio mostrarvi quei tre libri che ho preso, perché sicuramente fa più un book haul. Non mi sembra il caso, e specialmente aspettare di fare il video del farveli vedere in un video book haul che ci sarà a ottobre, novembre, non mi sembra neanche il caso. Quindi, appunto, ho detto siccome sono letture che poi affronterò nei prossimi giorni, non mi sembrava il caso. Quindi, ho deciso appunto di mostrarvi subito che cosa ho acquistato. E intanto, ve l'ho fatto intravedere. Brutto quando agite da servo. Allora. Dov'è? Il primo libro che non c'entra assolutamente nulla con la cultura,
orientale, ma è di un autore orientale. È questo qui, di Kazuo Ichiguro. Se mi seguite da un po' di tempo sapete che ho già letto il libro Non lasciarmi di questo stesso autore, di cui è stato tratto anche il film, ve ne ho anche parlato in un wrap-up, non mi ricordo neanche quale wrap-up, però comunque credo in primavera. E ho preso appunto questo libro, Premio Nobel per la letteratura 2017, Il gigante sepolto, edito dalla Super Et, o ET, per un costo di 13 euro. Questo libro mi ha attirato subito perché appunto il primo libro mi è stato regalato. E invece questo libro mi ha tirato subito perché parla della morte, del dopo la morte di Re Artù. E io sono fissa con Re Artù, mi piace un sacco. E parla appunto della strana maledizione, della strana cosa che accade nel Re Artù. E che due volte Axe, il treno piace anche a noi, Axe e Beatrice. Axe non mi ricordo chi diavolo fosse, però... È un libro sulla memoria e sulla colpa, scrive qua. E ta ta ta. Mi è piaciuto tantissimo il primo libro, quindi ho deciso appunto di prendere anche questo. Sembra un che di fantastico questo, e quindi ho deciso di prenderlo assolutamente, non vedo l'ora assolutamente di leggerlo. Credo che questo qua me lo porterò in vacanza, ma non ne sono sicura, anzi, no, mi sa che porterò assolutamente questo qua in vacanza con me. E poi sono subito gli altri due libri che ho preso, sono tutti e due sulla cultura orientale. Il libro che cercavo era La danzatrice di Seoul, ma non l'ho trovato, ce l'ho visto tipo una volta a Mondadori e non l'ho più trovato. Mi tengo fermo perché sennò mi casca tutto. Allora, il primo libro che vi vado a mostrare, sono già 3 minuti di video, Madonna Santa. Il primo libro dei due è questo qua, che c'è la ricevuta in mezzo, ed è Passenger Giappone. The Passenger è una serie di libri con diversi paesi, iniziato dal Giappone, però volevo prendere anche poi anche la Norvegia, visto che c'è. E praticamente questo libro narra alcune cose del Giappone, quindi questo è edito da Paperboy per così 19,50. Sono un sacco di foto, c'è cioè, Vivere a Shimo Kitazawa. Tsunami, poi senza populismo. Non so se è tipo una raccolta di racconti o se è un... perché non viene ben descritto. Quindi appunto è dei grafici, delle foto, comunque racconta un po' il Giappone per quello che è veramente, non per i romanzetti che troviamo nei manga o le cose del genere. Quindi viene un po' proprio raccontato tutto quanto sul Giappone. E ho trovato una cosa molto interessante, siccome io volevo appunto acculturarmi un po' più di più sulla cultura appunto asiatica, su tutto quello che è asiatico, ho deciso appunto di prendere anche questo libro qui. E vi farò sapere cosa ne penso di questo libro sicuramente, come anche di questo qua, che è quello che mi ha ispirato più di tutti. E questo dovrebbe essere uno storico, ed è di Giorgio Amitrano ed è Hirohiro. Questo qua si chiama Il Giappone è troppo e sublime. Costa di 16 euro, edito dalla Dea. Non so che ci sia anche questo tipo di libri. E questo libro invece parla praticamente del Giappone. Dalla voce di uno dei studiosi più autorevoli, un viaggio sentimentale nel Giappone reale, in quello letterario, nato da un amore lungo una vita, raccontato con straordinaria poesia. Praticamente anche questo qua narra alcune cose sul Giappone, alcuni sentimenti, alcune cose. Qua non ci sono immagini, ma è tutto scritto così e non lo so, è scritto abbastanza grande anche, però mi interessava perché anche questo qua doveva essere proprio il vero Giappone. E quindi niente ragazzi, per oggi è tutto. Spero che questo stato di videoblog vi sia piaciuto. In realtà è il primo che giro un vero videoblog, non semplicemente filo del fumetto. Quindi vedrò di diciamo migliorare in questa cosa e farvi altri videoblog perché mi è piaciuto, e magari migliorarli, farli un po' diversi, non lo so, adesso vediamo un attimo. Comunque sempre troppe cose così, cose così, quindi comunque di lettura o comunque cose inerenti a questo mondo, in quanto non ho intenzione di portare la mia vita privata sul canale, non ho intenzione di portare i miei amici sul canale, e siccome appunto stasera vedo degli amici, non ho alcuna intenzione di portarli, fare il video mentre mangio con loro, mentre faccio delle cose con loro, quindi assolutamente no. Io voglio che la mia vita privata rimanga privata, però dovesse esserci magari qualche giornata vuota o qualche lettura che devo fare, mi piacerebbe portarla sul canale. Spero che questa cosa vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.